Andrea Santilli, Romagna Handball, conquistato l'accesso alle semifinali scudetto, un traguardo storico per voi. Adesso il sorteggio vi oppone a Bolzano, doppio confronto difficilissimo per voi, ma ovviamente Romagna è pronta a dire la sua. Sì, sicuramente abbiamo incontrato forse la favorita, penso che sia la formazione più completa. È per noi già un risultato incredibile, essere arrivati alle semifinali, è stato per noi un cammino lungo, tortuoso, arrivato veramente gli ultimi secondi, abbiamo giocato partite sempre al limite, però penso che ce lo siamo meritati. E adesso sicuramente per noi non è facile, ma siamo contenti così e renderemo sicuramente la vita difficile a Bolzano, soprattutto in casa vogliamo fare bella figura arrivati a questo punto e giocarcela fino alla fine come abbiamo sempre fatto. Demis Radovcic per il Bolzano, siete ancora tra le prime quattro d'Italia per il quinto anno di fila in semifinale scudetto, sarebbe la possibile quarta finale consecutiva, certo di mezzo c'è il Romagna, una semifinale sicuramente difficile per voi. Sì, è il quinto anno che questa società è qua in semifinale e penso che questo dia merito alla nostra società, a chi ha lavorato, ai ragazzi che c'erano prima anche di noi che arrivassimo, quindi penso che dia merito un po' a tutti. Sì, c'è il Romagna che è una buona squadra, ancora li dobbiamo vedere, ecco, noi siamo adesso qua in nazionale qualche giorno, però li studieremo, vedremo come giocano e ci prepareremo al meglio. Vi danno tutti di fatto per favoriti? Voi vi sentite tali o a tuo avviso chi è favorita per la vittoria dello scudetto? No, per questa semifinale credo sì che i dati siano che noi siamo favoriti, però no, per la vittoria dello scudetto, come ho detto prima, penso che tutte e quattro le squadre che arriveranno hanno la stessa possibilità di vincere. Poi ovviamente il Fasano è campione d'Italia in carica, noi abbiamo fatto la finale l'anno scorso, quindi ci piacerebbe molto vincere, però sarà molto dura.